sono dei principi nella vita, nella realtà, nella natura, che possiamo naturalmente fare nostri anche nel suonare il pianoforte. E uno di questi è quello dell'efficienza, l'efficienza in senso energetico. Voglio dire, è inutile, ovviamente, in qualunque attività fare dispersione di energie. Spendere più energia del necessario, fare movimenti che non sono realmente utili allo scopo che ci siamo prefissati. Ma nel caso della tastiera, del pianoforte, questo è particolarmente evidente. Per esempio, se dobbiamo suonare un normalissimo passaggio, non so, uno studio di Chopin, è evidente che qui non ha alcun senso utilizzare le dita in maniera singola, cioè fare un singolo movimento su ogni nota, cioè sarebbe un enorme sforzo perché su ogni nota dobbiamo compiere un movimento, quindi la mente deve dare un ordine nuovo al dito che deve abbassarsi e poi rialzarsi e non faremo neanche in tempo a controllare tutti questi ordini che dobbiamo sovrapporre in frazioni di secondo. Viceversa, dobbiamo cercare di far fare alle dita meno movimento possibile e meno fatica possibile, cercando quindi di raggruppare i movimenti, cioè con lo stesso gesto compiere più azioni, abbassare più tasti e quindi anche creare quindi una tensione, un flusso che unisca le varie dita all'interno di un unico gesto musicale. Per esempio, le prime 5 note è un gesto unico, quindi non è più, bensì un movimento della mano dove le dita sono quasi ferme e ciascuno nel suo momento andrà a colpire il tasto. E qui ugualmente sono gruppi di 4 note che in realtà corrispondono a un solo gesto per 4 note, quindi sono 4 note suonate con un solo unico gesto. E quindi facciamo un quarto della fatica rispetto a compiere 4 gesti. Questo vale in qualunque passaggio anche di scale, anche negli esercizi, per esempio, dell'Anon. Non ha, secondo me, molta utilità suonarli così. Facciamo molta fatica e scolleghiamo i movimenti. Invece, l'importante è collegare i movimenti all'interno di gesti unici. Questo è un concetto, quello appunto del raggruppare i movimenti, che possiamo applicare in qualunque ambito. Mi viene da pensare, ad esempio, anche in un'azienda, in una fabbrica, è bello se ogni singolo impiegato, ogni singolo lavoratore, dove la metafora è che in questo caso anche le nostre dita sono dei singoli impiegati della mano, ogni singolo lavoratore compie un'azione in qualche modo in armonia con quella che compiono i suoi colleghi, sapendo bene qual è lo scopo finale e quindi senza fare nessuna operazione in più, nessuna fatica in più e quindi rendendo di più facendo meno fatica e quindi in meno tempo. E questo è un concetto che a me è molto caro e che trovo che sia applicabile effettivamente in tanti altri ambiti, a testimoniare di come ci sono degli universali, dei principi universali in natura e nella vita che quindi possiamo trovare nella musica, possiamo poi applicare in tantissimi altri settori. A presto.